Salve a tutti Sims, benvenuti al mio canale, io sono Mary Shelley e siamo tornati in The Sims 3 Let's Play. Ci eravamo lasciati con Duchessa bloccata qui e la nostra Sim che cerca di recuperarla. E fatto sta che non ce la stiamo facendo, quindi prendiamo in braccio Duchessa e proviamo a tornare a casa ancora una volta. E vai a casa con Duchessa però. Veramente questa situazione è abbastanza ansiogena. Non puoi. Perché non puoi? Allora vai qua. Vai qui. Poi vediamo se riusciamo pian pianino, ragazzi. Vai qui. Avanti. No, non ce la fa. Qui. Ragazzi, dobbiamo farcela. Come facciamo? Qui. Cioè, praticamente su cosa si blocca? Io non riesco a capire questa cosa. Quindi, qui. No. Non lasciare. Non ci posso credere. Aspettate. Riproviamo con. Se no devo usare un trucco. Se no devo usare un trucco per resettare tutto. Vai qui con Duchessa. Avanti. Ti prego. Vieni col gatto. Io non ci posso credere che si è veramente ridotto così il tutto. Ti prego, vai a casa col gattino. Dimmi che ti sei sbloccato. Sì, forse sì, ce la facciamo. Mamma mia, ragazzi. Pensavo di dover usare il trucco e invece ce la stiamo cavando. Per fortuna, perché il gattino ha fame. E il gattino ha fame, veramente. Rischiavamo che ci morisse anche, eh. Ok, lei è felice, però è stanca da morire. Rilassati, dormi. Allora, dormi. Ho intenzione di far abbronzare la nostra Sim, quindi magari il giorno dopo la manderemo ad abbronzarsi. Intanto tu, micino caro, vai a mangiare. Tanto nella ciotola c'è ancora cibo. Qui c'è la schifezza, a quanto pare. E visto che il cagnone sta dormendo qua, tu potresti dormire nella cuccia del cagnone. Ci puoi dormire qua dentro? Vicino? No, non può dormirci. Beh, comunque troverà qualcosa su cui dormire. Noi quanti soldi abbiamo? 9 simoleon, quindi non possiamo ancora comprarle niente a Duchessa. Dormiamo e aspettiamo che passi il tempo. No, cosa fai, Poci? Svegliati e sgridalo. Incoraggiamento, sgrida per essere distruttiva, ragazzi. Così incoraggiandolo dovrebbe imparare a non essere più distruttivo. Poci. Anzi, distruttiva, che è una femmina. Guarda per. Ma è una femmina. Si chiama Poci. Cioè, io pensavo fosse. Non so perché ero convinta fosse un maschio. Comunque è sporco. Cura, spazzola. Dai, spazzolo, vediamo se è abbastanza, mi sa di no. Dobbiamo fare il bagno, ragazzi, dobbiamo comprare una vasca. Niente, compriamola. No, non ci riusciamo, ragazzi, perché non arriviamo con i soldi neanche ad una vasca. E adesso non abbiamo nemmeno la doccia, se è per questo. Niente, andiamo al lavoro. Ho provato a vendere la doccia per vedere se arrivavamo, ma no. Quindi andiamo al lavoro e niente. Cerchiamo di veramente di guadagnare qualcosa. Per prenderci una vasca. L'ho appena sgridata. Non è possibile. Via. Via. Distruzione. Hai il tuo osso. Hai il tuo osso. Prendi un giocattolo. Oh. L'ho appena sgridato anche. Oh. Distruggi quello per piacere. Ecco. Bravo. Bravo. Mangia. Mastica. Ecco, distruggilo, complimenti. Lui deve graffiare, ma tu hai il tuo graffiatoio? No, si è ammalata, non ci posso credere. Tra quanto devi andare al lavoro, tra l'altro? Allora, a che ora? Tra 2 ore. Sinceramente non vedo l'ora che inizi l'orario lavorativo.
Allora, lei si è ammalata, ma non ci possiamo permettere, prelevare il gatto pulito, di restare a casa. Assolutamente no, lei ha bisogno di lavorare e quindi dobbiamo seguirla a lavoro stavolta, ragazzi. È inutile. Sta malissimo, però. Sta malissimo. Elimina il cibo avariato. Non so se possiamo andarci a fare un vaccino anti-influenzale. Vediamo un po'. No, non c'è, non c'è, non c'è. Non mi ricordo con quale espansione l'hanno installato. Se era con questa, comunque, nella prossima puntata forse la faremo trasferire insieme ai suoi animali. Ditemi cosa ne pensate. Nella città di Nightlife. Quindi butta. E magari la facciamo diventare una star. Potrebbe essere un'idea. Allora. Apri, no, no, prepara colazione, non abbiamo niente quindi. Bene, biogaufro, vai. Allora, sei stato abbastanza distruttivo? E tu? Ok. Poi la ciotola è vuota, dobbiamo riempirla. Abbiamo soldi per riempirla? Sì, beh, i soldi li abbiamo. Riempi la ciotola. Ok. Hanno bisogno anche di mangiare i nostri animaletti, quindi. E c'è sporco in casa, ma non importa. Ah, abbiamo anche un lavoro da fare. Dai, cerca di mangiare, se non voglio che vada con la fame comunque. È un lavoro a tempo, ma piccolo, cosa c'è? Pensi ai pesci? Hai bruciato il pasto? No. Pasto veloce? Bio cereali? Fai un pasto veloce, dai, veloce, veloce, devo andare a lavorare. Avanti, oddio. Ragazzi, la disperazione. Ok, mangia, 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 mangia. Loro fate giocare insieme? Sì, forse sì, che carini. Dai, mangia e andiamo subito a lavorare. Esegui il lavoro, vai. Vediamo se è sempre lo stesso luogo, sempre il posto di lavoro. Sì, è sempre a lavoro, però intanto abbiamo un lavoro, dobbiamo andare subito. Speriamo che non vada via il cliente intanto. Avanti, vai, 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 vai. Non perdere tempo. Abbiamo bisogno di soldini. Su. Ah, spreco di acqua. Vabbè, d'altronde i piatti li devi lavare, mia cara. Vediamo per cosa è triste, spreco di acqua. Siccome il tuo sì mamma l'ecologia, sa che sta sprecando risorse naturali e non è affatto lieto per aver guidato da sola. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, eccolo qui. Non amo molto i miei piedi. Oltre a non essere particolarmente belli, spesso mi danno problemi. Riesci a trovarmi un paio di scarpe che li presentino bene? Assolutamente sì, ma dove sei? Ti chiami Dean. Allora, offri di fare look a Dean, è lui, vero? Andiamo. Sì. Venga, signore. Guardi, le metto delle scarpe che non si può neanche immaginare. Su, su, si fidi. Avanti. Rifacciamo il look. Ecco qui il nostro Sim, che in realtà poi è anche giovane. Io gli metterei i capelli, però meglio non fare danni. Allora, scarpe, abiti. Ah, gli abiti quotidiani sono questi. Quindi, scarpe, io gli metterei. Oddio, è vestito in un modo. Nuove scarpe. Queste non gli stanno male, anche lui molto sportivo. Potrebbero stargli bene, però. Vediamo tipo queste. Queste non sono affatto male e ci stanno bene. Speriamo che le scarpe gli piacciano. Vediamo. No, le odia, però ci ha pagato. Quindi ciao. No, come così? Ma no. Ma no. Ma scusi, signore. No, vabbè. Va bene, va bene. Allora, usa. No, usa. Ce la fai? Andare in bagno? Sì, bravissima. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole un lavoro. C'è nessuno. Non so se ci pagano a farglielo uno a caso, vediamo un po', tipo Liana o a lui, tipo interessante lui, vediamo un po'.
Potrebbe essere anche interessante, ragazzi. A Dustin, sì, allora. Dustin, eccolo qua. Rifacciamogli un po' il look, così gli cambiamo poco, giusto per, ragazzi. Proviamo, proviamo. Eccolo qui lui. Allora, cosa potremmo mettergli? Ok, ragazzi, lo terrei così. Un po' più casual, diciamo. Vediamo se gli piace. Speriamo di sì. Allora, le piace? Sì? Sì, gli piace, ma non ci paga, vero? No. Quindi siamo poveracci come prima. Benissimo, benissimo. Allora, lavoro? No, no, no. Non abbiamo niente. Non abbiamo veramente nulla da fare. Caspiterina. Non ci danno lavori. È veramente difficile avanzare nella carriera. Vediamo quanto siamo, esperienza lavorativa. Però noi più lavoriamo, più aumentiamo l'esperienza lavorativa, effettivamente. Questo è abbastanza brutto da cambiargli il look. Gus Hart. Ah, forse lui vorrebbe qualcosa. Vediamo un po', lo convinciamo. Moda. Discuti il senso della moda. Vediamo un po'. Vediamo, insulta? No, no, no. Non possiamo chiedergli se vuole il look rifatto. Complimentiamoci per il senso della moda. Come no? Con questa camiciola. Complimenti, signore, complimenti. Però io quasi quasi le rifarrei il look. Allora, offro di rifare il look a lui. Vediamo un po' se ci facciamo un po' di fama, se andiamo avanti col lavoro. Dov'è finito, ragazzi? Ma dov'è finito? Aspettate, dobbiamo spazzolarlo. Guarda un cavallo, lascia affiutare la mano, lascia affiutare la mano. Vai, interagiamo col cavallo, visto che non lo possiamo prendere per ora. Ehi, 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 tu, cavallino. Avanti. Resta qui. Ciao. No, è un po' ribelle, è un po' ribelle. Vediamo se si lascia affiutare la mano. Riproviamo, ragazzi. Disturbiamolo della serie. Non ne vuole sapere, non ne vuole sapere, però è molto molto carino. Allora, vediamo chi c'è nei paraggi. Offri di fare il look a Flavia. Buongiorno Flavia, lei era rimasta male per il look della collega, vero? Flavia, Flavia, venga qui. Flavia. Mi sa che se n'è andata Flavia. Lei sta decisamente meglio col nostro look, eh? C'è poco da dire, c'è poco da fare. Però non c'è nessuno, non c'è nessuno che ci voglia veramente. Vediamo se c'è qualche richiesta, condividi ricordo. No, non c'è nulla, nessuno ci dà niente. Nessuno ci dà niente. E il fatto è che siamo poveri, siamo alquanto poveri. Vediamo un po', offri di fare il look a Dori, no? Liliana, Liliana, lei signorina. Dov'è? Liliana? Ah, è questa Liliana? È una che ci tiene al look, ragazzi, questa. Dobbiamo stare attenti. Oh, brava signorina. Ed eccola qui. Vediamo un po' di modificarle il look. Ok, ragazzi, la nostra sim è pronta, speriamo che si piaccia, altrimenti siamo fregati. Le piace, signora? Mi dica di sì, non si vede niente. Beh, sbadiglia, diciamo che comunque meglio che niente, meglio che niente. Ah, no, no, le piace, ci hanno dato anche dei soldi, evviva! Il capo cuoco del ristorante sta organizzando una competizione per scoprire quali cuochi locali sanno preparare i piatti migliori. Prepara qualcosa di speciale e portalo rapidamente al ristorante per partecipare alla competizione. Per il vincitore c'è un premio in denaro. Va bene, proviamo. Accettiamo, accettiamo anche perché c'è un premio in denaro, quindi direi andiamo a casa anche se l'orario di lavoro non dovrebbe essere finito, ma finché non ci chiama nessuno, abbiamo lavorato abbastanza, secondo me. Veramente sì. I nostri animali sono lì. Direi di non portarli più in giro, cioè il gattino più che altro, di non portarlo più al parco finché non è grandicello e non può tornare a casa da solo, altrimenti rischiamo veramente che ci possa morire, insomma.
Andiamo. Allora, dovresti portare. Hanno bagnato tutto. Accidenti. Qualcosa, ma prima vai a dormire. Dormi in modo estremo. L'incarico termina lunedì al 18-19, quindi ce la possiamo fare. Vediamo se riusciamo a comprare una vasca. Eccoci qua, ragazzi. Sì, abbiamo comprato una vasca. Abbiamo 0 simoleon. Però abbiamo una vasca e possiamo lavare il cagnolino. Ora il problema è con 0 simoleon come facciamo? Magari potremmo vendere. No, ma la cuccia del cane no, non mi va. Un cespuglio, vendere qualcosa di questo tipo. Vediamo un po'. La siepe, ragazzi, 85 simoleon, quindi ci stava. E abbiamo anche qualche soldino, quindi. Lei vorrebbe, credo, pulire un oggetto. Ok, allora poi pulisci la casa appena ti svegli. Tra quanto dobbiamo andare a lavoro intanto? Tra 14 ore. Ma vabbè, non so se la manderemo. Vediamo un po'. Lui intanto sta malissimo. Il gattino dov'è? Oh, sta andando a graffiare lì. Bravissima, bravissima. Non è distruttiva lei, quindi è ottima questa cosa. E c'è lo schifo in casa, ragazzi. C'è veramente lo schifo. Vediamo come stai. Aspettiamo che si riprenda. Ok, ti puoi svegliare, puoi pulire. È sera, sono le 23:36, ma non importa. Tu devi pulire tutto e devi lavare anche il cane. Quindi occupiamoci, ragazzi, delle faccende di casa. Se hai fame, lo so. Lo so, ma prima devi pulire casa, avanti. Ce la puoi fare. C'è il gattino lì. Dai, ho capito che c'è il gatto, però. Dai, vai qui. Micio, miau, caro. Dov'è finita la roba sporca? Nel frattempo non si sa. Penso che l'abbia buttata. L'hai buttata qui. No, non fare ancora il bucato. Aspetta un attimo. Laviamo il cane. Fai il bagno a pochi. Pochi, ti svegli. Svegliati, pochi. Anzi, poci. Fai il bagno a poci. Avanti. Svegliati. Si svegli. No, ma lui è un maschio però, perché io avevo scelto veramente maschile. L'avevo scelto maschio io, il cane. Quindi non lo so. Vediamo un po'. Maschio! Non so perché c'era scritto che era femmina, ma è un maschio. Quindi, boh. Oh, finalmente. Lo stiamo lavando finalmente, ragazzi. Su. Tu piccolo, di cosa hai bisogno? Hai bisogno di far pipì e allora fai una cosa. Fai la pipì qui fuori. Vai. Bravissima. Bravissima duchessa. L'ha fatta? Sì, l'ha fatta. Oh, il cagnolino sta bene, lei ha una grande fame. Vediamo se abbiamo qualcosa in frigo. No, assolutamente no. Servi colazione. Vediamo se riusciamo a fare le gaufre stavolta. E queste vorrei buttarle. Ti posso aiutare? Forse no. Vediamo se riesco a buttare via il tutto. Magari qui? Sì, ci sono riuscita. Proviamo ancora con le gaufre. Cosa possiamo fare? Abbiamo il cestino da svuotare. Abbiamo un sacco di cose da fare in realtà. Ma stiamo sclerando, stanno bene gli animali e basta, praticamente. Meno male che si gestiscono abbastanza bene. Bravi, giocate, girate, fate quello che dovete fare, che poi vi riempio la ciotola. Lei è proprio il rosso, proprio. Si deve anche pulire, beh certo. Poi guardate lo schifo qua, guardate. Oddio, no. Non bruciare anche queste, le ha bruciate. Ok, allora fai un altro pasto veloce. Pane e marmellata, vai. Vai col pane e marmellata, ragazza. Vai. E dobbiamo farle fare il bagno, ragazzi. Fai il bagno. E poi le facciamo pulire la casa, anzi, le facciamo riempire la ciotola per animali. Questo intanto lo pulisco io, aiutiamolo almeno in quel che si può. È rivoltante il tutto, ragazzi, è rivoltante. Dai, lavati bene.
Veramente un inizio arduo per la nostra sim, un inizio arduo, ma d'altronde è giusto che sia così. Oh, sta già meglio, deve solo fare pipì e poi pulire la casa. Forse non la manderemo a lavoro a sto punto. Lei si è già vestita da lavoro, a meno che di non avere un incarico, magari se c'è un incarico lo facciamo, facciamo il minimo indispensabile, mettiamola così, pulisci casa. Dai, pulisci, pulisci, pulisci tutto. E paghiamo le bollette. Fortuna che abbiamo venduto un oggetto. Congratulazioni, Megan ha appena portato la sua abilità di cucina a livello 2. Meno male. Visto che comunque pulisci casa. Dobbiamo prenderci cura anche degli animali. Ma non è così semplice il discorso. E lei sta starnutendo come se non ci fossero domani, ragazzi. Riempi la ciotola. Esatto. Riempiamo la ciotola. Pulisci tutto avanti, dai che ce la puoi fare. Non ce la fa perché ci sono i gatti, i cani, non ci riesce, non ci riesce. Allora fate così, vai qui, cagnolino, vai qui. E giocate insieme qui. Oh, ecco, allora potete giocare insieme? No, 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 no. State qui, fermi, fermi. Allora, vediamo cosa possiamo far fare agli animali per tenerli lontani da casa. Allora, gioca. Bighellone, insegui, forse lo fanno fuori casa, quindi proviamo. Lui forse ha un po' di fame, sì, però puoi resistere ancora 10 minuti avanti. Il tempo che lei faccia le pulizie. Il tempo che lei pulisca e ce la facciamo, no? Oh, sì, no, è stanca, morta. Vediamo se abbiamo lavori da fare, da eseguire. No, in realtà non abbiamo nessun lavoro, sì. Esegui lavoro. Come si chiama? Guardaroba ribelle, quindi per un adolescente. Vediamo se il gattino ha mangiato. Sta mangiando, perfetto. Perfetto, sta mangiando. E andiamo. Sì, lo so che sei stanca e tutto quanto, ragazzi, però volevo farle prendere il sole. Allora, ecco qui la nostra cliente. Vediamo un po' dov'è. Sta arrivando, benissimo. Sì, ho scelto di essere ribelle. Restare fuori violando coprifuoco è davvero eccitante. Ho bisogno di un nuovo look da ribelle, ma non troppo. Voglio che i miei genitori si illudano di avermi ancora sotto controllo. Quindi, da ribelle, ma non troppo, ragazzi. Non facile, non facile. Allora, nuovo abito quotidiano, nuovo accessorio, nuova pettinatura. Cosa potremmo fare? Lei si chiama? Non lo so, deve ancora arrivare. Sta arrivando, quindi aspettiamo che arrivi la cliente. Vediamo, speriamo che intanto la nostra sim non collassi, ragazzi, perché la vedo ardua la cosa. Signorina? Signorina, dov'è? Eccola qui. Allora, Lisa Bunch, non so come si legga, non fa nulla. Mia cara Lisa, 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 eccola qui. Vuoi un look da ribelle? Complimenti. Venga, signorina, venga, venga, voglio rifarle il look. Le farò un vero look da ribelle, ma non troppo. Vediamo, sono veramente curiosa, non so nemmeno io cosa fare. Signorina, io ho tutto sotto controllo, non si preoccupi, lo vede questo look? Ora glielo rifarò nel modo adeguato, 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 glielo assicuro. Ed ecco Lisa come ora, è una brava ragazzina, proprio così, e trasformiamola. Ecco fatto ragazzi, non mi convince del tutto, devo essere onesta, però proviamo, proviamo, vediamo se lei si piace. Vediamo un po'. No, ma non è possibile. Non le piace. No, no, abbiamo sbagliato tutto. Non ce la possiamo fare. Hai guadagnato qualcosa almeno? Poco? E vabbè, ragazzi, poco importa, lei sta male. Mandiamola via. Secondo me dovremmo farle cambiare città e farle cambiare lavoro. Forse questo non è il lavoro che fa per lei. Andiamo, 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 andiamo. Magari andrebbe meglio come progettista architettonico, non si sa mai. Potremmo anche provare, visto che abbiamo detto che proveremo un po' tutto, ma faremo tutto con calma. Faremo tutto con calma.
Intanto lei ha da andare a dormire, dorme in modo estremo. E direi che con questa puntata magari possiamo anche chiudere qui, ragazzi, secondo me, perché ci è accaduto veramente di tutto. È stata una giornata frenetica. Volevo farle prendere il sole, ma come vedete è abbastanza stanca, sta male, ha la febbre e quindi niente. Noi ci possiamo fermare qua. Direi che nella prossima puntata potremo valutare l'idea di farla trasferire. Ditemi cosa ne pensate. Quindi, con questa puntata ci fermiamo. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e anche al canale di Facebook che vi lascio in descrizione e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!